Salve a tutti ragazzi e bentornati con una nuova parte del Let's Play di Okami. Qui sono sempre io e vi sto parlando dopo. Perché durante la registrazione non mi sono accorto che non avevo neanche premuto il pulsante di REC, quindi. Yeah, perfetto. Dunque, siamo alla piana di Shinshu e come vedete subito qua c'è un uomo che sta facendo le flessioni. No, scherzo, sta cercando di rialzarsi. Ida. Oh, sì, vabbè, adesso non ho il testo sotto. Comunque, lui è Ida, l'espresso, il Corriere Espresso. E dovete aiutare ad alzarsi, ovviamente. Dunque, ho ancora un po' di raffreddore. Ed è mattina, quindi la voce è un po' più, vabbè. Spero non si senta molto. Comunque, voi gli date il Traveler Charm che avete trovato. Sì, quello, il Traveler Charm, bla bla. Ah, un'altra cosa. Sta parte sarà piena di tagli. Perché ho risparmiato un po' di tempo in giro qua e là. Comunque, gli date una specie di missione secondaria. Gli date il coso, lui vi darà delle lodi. Semplice, tutto qua. Ah sì, un'altra cosa, non l'ho fatto vedere, ma tipo sono andato un po' in giro e ho fatto un po' di robette. Comunque, questo qua, adesso non lo stavo neanche leggendo lì nel coso, ma questo qua è un Devil Gate, credo, o un Demon Gate, Devil, boh, una roba del genere. Comunque, se voi passate in mezzo a quelle due, a quella porta, e partiranno delle sfide contro dei nemici, ovviamente. Però non sono solo semplici sfide, sono più sfide. Cioè, tipo, dovete battere non due imp, ma magari ne dovete battere 4-5. E continueranno ad arrivare. E questa è l'altra destinazione, perché ci sono 5 destinazioni da prendere per ora. Credo 5, sì. Questa è comunque una delle prime, che è il dojo. Il dojo è praticamente dove potete imparare, ecco, cioè, ve lo dicevo lì, dove potete imparare le mosse, ovvero altre mosse che potete fare col gioco. Il problema è che bisognava pagarle, bisogna pagarle queste mosse, quindi non avevo i soldi dietro. Maledizione. Comunque qua ci sono anche dei maiali, sì, bla bla. Comunque ho dato da mangiare a tutti i maiali, tutti gli animali che c'erano in giro. E le ho tagliato, ovviamente. Comunque, lui è Onigiri Sensei, che ovviamente diceva che prima non voleva allenarci perché eravamo dei lupi. Poi noi abbiamo detto sì, ci vogliamo allenare. E poi dobbiamo pagarlo comunque. E la mossa che volevo imparare costava 5.000, ma non ce l'avevo. Quindi dopo a fine puntata lì, a fine episodio, ho fatto un po' di battaglie e robe varie, ho raccimolato i soldi. Ma comunque vedrete nella prossima parte. Credo. Ecco, comunque è quella lì. Reflector Technique for Winds. E praticamente vi fa attaccare 4 volte. Cioè, se voi continuate a scuotere, al posto che 2 volte, vi farà attaccare 4 volte. È abbastanza utile. La prima non la comprate, mi raccomando. Assolutamente. Un'altra destinazione è qua. Dovete arrivare al portale, scendere, e arriverete all'entrata della caverna della luna, dove, se vi ricordate bene, c'era nascosto, cioè, c'è stata la battaglia tra Orochi e Nagi e Shiranui. Ma non è che sia, cioè non è una destinazione importante, non è che fate qualcosa di particolare. Voi dovete solo arrivare in fondo. E dovete arrivare in fondo e vedete che là c'è un coso viola.
Ecco, voi dovete schiantarvi, il sun vi parlerà, vi dirà che c'è una maledizione. E come vedete è una mappa a sé, cioè non c'entra con la piana di Shunshu. Shinshu. Shinshu. Ok. State calmi, eh. E ha una mappa a sé, ma lo vedremo più avanti, come questa caverna della luna, perché ci entreremo, state tranquilli che ci entreremo. E faremo anche delle cose importanti. Ma adesso non vi sto a dire niente. Comunque, sì, dovete solamente schiantarvi e il Sun vi parlerà. Però dovete farlo perché è una roba delle missioni. Cioè, dei pallini rossi comunque. Perché se aprite la mappa avrete 5 pallini rossi in giro. Poi, dai. Ok, diventata notte, potete fare una cosa precisa, ovvero entrare qui dentro, in questa casa, che è comunque un'altra destinazione, ma prima, ecco, qua c'è una battaglia, perché prima di entrare vi si presenterà un nuovo nemico, che è il Dead Fish, quel robo là. Non so se l'abbiamo già visto, un attimo, mi sorge un dubbio. Comunque il Dead Fish, per ucciderlo dovete prima tagliare, tagliate lì su di lui, lo fate cadere giù, poi lo malmenate. Dovete stare attenti perché se vi prende, cioè non è che se vi colpisce, se proprio vi prende perché lui vi afferra e poi si farà esplodere. È un kamikaze praticamente quel robo. Quindi state ben attenti. Comunque, arrivate qua di notte perché la casa è aperta solamente di notte. Non ne capisco il perché. Comunque, entrate e ci sarà una cosa abbastanza molto importante. Ovvero, Tama. No, 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 non può essere... bla bla. Sì, comunque, dovete continuare a parlare un po' di volte. Intanto vi faccio notare che in giro ci sono delle granate. Quindi praticamente lui, adesso lo spiegherà, è l'artificiere. È un artificiere ed è tipo incaricato a fare i fuochi d'artificio. Non mi partire screensaver. A fare i fuochi d'artificio per il coso lì, dai, per la piana di Shinshu e tutte le robe varie. Ma non solo. I'm Tama, sì. Tama the Flaming Pyrotechnic. Che brutto. C'è anche una granata accesa in testa, sperando che sia finta. Ascoltate, voi due, dimmi che cacchia è. Guarda la formula. Ecco, notate bene la formula, mi raccomando. Perché servirà. Come avete visto, un cerchio. È praticamente una granata. Un cerchio con una specie di Q al contrario. Semplicemente. Cioè, non al contrario, ma girata. C'è solo un problema. Qual è il problema? Ah sì, per quanto conosca la formula, non parte, non va, non funziona. Ascoltami. Hai degli occhi, fieri occhi, sì. Questa parte non la taglio perché... Non lo so. Non so perché non l'ho tagliata, però non la taglio. Comunque... Ci darà un effetto... No, una visione pratica del suo lavoro. Continuerà a lanciare granate e il fuoco. Voi dovete disegnare il cerchio con la Q. Con la stanghetta in mezzo. E apparirà una granata. Yes. Partiranno i fuochi d'artificio. E forse avete già capito, vero? Lollami. Non l'avevo notato quando ho registrato. Quella luce ancora. No, ancora quella luce. Ed è ovviamente... Oh, un'altra costellazione, Ammi. Esattamente. Voi disegnate le due stelle mancanti. Che io ovviamente ho failato. E verrà fuori... Questo è fantastico.
come scena. Allora, praticamente c'è sto cinghiale inseguito da dei cinghialetti in fiamme. Un cinghialetto si schianta e gli accende la granata. Ma poi dovete vedere dopo. Sì, qua tutta la roba, materasu, origine di tutto ciò che è buono. Proprio così. Comunque lui è Bakugami, il dio delle bombe, non lo so. Il dio dell'esplosivo, della forza esplosiva, non lo so. Comunque ci darà il suo potere in un modo un po' strano. Comunque, da adesso in poi possiamo creare le cherry bomb. Guardatelo. Esplode. Così. E poi gli entra il potere. Comunque, da adesso in poi possiamo creare delle cherry bomb, ovvero delle ciliegie esplosive, non lo so. No, bombe ciliegia, ecco. E possiamo usarle per rompere questi muri, queste crepe nei muri. E di solito contengono o scrigni con degli oggetti random, o scrigni con degli oggetti importanti, oppure contengono anche cioè, servono per avanzare nell'avventura, come vedremo più avanti comunque. Anche perché adesso che sto registrando ho già registrato qualche parte. Purtroppo non ho molto tempo in questi ultimi giorni, perché non ho tempo, cioè, non ho mai la casa libera per registrare. Sempre qualcheduno che entra. Acqua, cibo, fame. Sì, vabbè, comunque avete capito. Comunque lì trovate una roba inutile che potete vendere semplicemente. Qua è indifferente se andate di notte o di giorno. Ci sarà un altro tizio che però vi darà una subquest. È una missione secondaria comunque. E lui si chiama Mika, se non mi ricordo male. Mika, ok. E lui è una specie di sacerdote che, come ho già detto, vi darà una missione secondaria. Ovvero, voi dovete praticamente di notte ci sono dei luoghi in cui appaiono dei mostri. Questi mostri sono praticamente, come ci spiega lui, sono dei ricercati. E lo vedete perché tipo quando appaiono vi parte la scritta, bla bla bla, il nome del tizio anche, perché c'è un tizio. E comunque, voi dovete prendere questi tizi. E dovete ammazzarli. Lui adesso vi darà una specie di notebook, non il computer, ma vi darà una specie di libro in cui ci sono i nomi dei tizi. Voi quando ne ammazzate uno cancellate il nome, che io però non riesco mai a cancellare, adesso vi farò vedere anche il perché. E quando ne uccidete uno dovete cancellare il nome e passare al prossimo. Non conta come li fate, se tipo li fate in ordine, potete farli come volete, però dovete farli. E però non l'ho fatto adesso perché non ho avuto neanche tempo. Cioè, adesso ne ho ucciso solo uno perché quando uscite ne uccidete già uno. Però dovete farlo se volete l'oggetto che vi dà lui, perché quando lo fate lui vi darà una ricompensa. Ecco, vedete? Mika Monster Notebook Wanted List. Sì, dai, bye bye, gli hanno marcato tutti questi mostri con un segno, ovvero una freccia esorcizzante, una roba del genere. Loro vengono solo di notte, vengono fuori solo di notte, quindi dovete stare attenti e più che altro vengono fuori con i cosi lì, dai, con quei cosi volanti verdi, con le tende volanti verdi, dai. Voi dovete andargli addosso a quelle tende. E scoprirete chi c'è. Comunque ci sono i luoghi precisi dove trovarli. E vi metterò una mappa nella prossima parte però. Nella prossima parte vi metterò la mappa dove si trovano. Comunque, come vedete, appena uscite diventa subito notte per farvi testare questa cosa. Lui è Onimaru, l'incorreggibile, credo. Che come vedete ha una freccia esorcizzante
dietro la schiena impiantata. Sì, Exorcist Arrow. Sono sacre reliquie, bla bla. E dovete ucciderlo, semplicemente. È un mostro normale, non ha cioè non è più forte degli altri. È solamente un demone rosso. E qua serviva, cioè qua serviva, serve molto nelle battaglie la cosa rossa. Sì, c'è la cosa rossa. I quattro attacchi. Perché sono molto più forti. E qua io ho sbagliato perché potevo colpirlo e poi rubargli un Demon Fang. Però non l'ho fatto. Mi raccomando, ecco, prendete i Demon Fang. Prendetele più che potete se ce la fate. Ma prendeteli. Perché serviranno più avanti per scambiarli con un tizio. E lui vi darà oggetti abbastanza importanti. Comunque, appena ne abbattete uno, come ho già detto, dovete tracciare una linea. Dai. Ecco, Onimaru l'incorreggibile, abbiamo trovato, che è il primo. Comunque po potete trovarli come volete in ordine, tipo Kuzo, che sì, è Kuzo. Ize, potete trovare quello che volete, però io non riuscivo mai a cancellarlo. Perché lui vuole la linea dritta, deve essere. Guardalo, guardalo! Non è possibile. Dai. Sì, vabbè. Ho seri problemi comunque con sta lista di merda. E li ho già trovati tutti comunque. Quindi tranquilli. Oh, vedete? Con un po' di pratica. E questo comunque era l'ultima cosa che volevo farvi vedere. Scusate. No, vabbè, scusate, non è che sia tanto corta sta parte, sono 18 minuti e passa, è qualcosa, 18 minuti e 30. E comunque, la parte è breve perché è piena di tagli, se no senza tagli sarebbe venuta una parte di 27, 28 minuti credo, perché tipo ho dato da mangiare a tutti i tizi, robe varie. L'ultimo oggetto lo scopriremo nella prossima parte, cioè no oggetto, l'ultima area. Io intanto vi saluto e ciao a tutti. Allora, orca vacca! Ho schizzato un po' di inchiostro, va bene. Va bene comunque. Cioè, non lo so, adesso voi ditemi quanto è epica sta musica.